Costanza, scarlato in possesso di palla, sceglie la soluzione Gnoppo. Chiaro lo schieramento a tre del Napoli con Mora laterale di sinistra di centrocampo. Attenzione al pallone che viene servito, fuori gioco. Fuori gioco, è tutto inutile. Di Reali. Ecco, vogliamo vedere questo adesso. È il momento. Vogliamo vedere. Probabilmente c'era. Sì. Probabilmente c'era, sia pure non di molto però. È un peccato perché era una bellissima azione. Occasione da gol, attenzione. Attenzione per... dall'altra parte, Chianese, deve uscire Cianello col sinistro a spazzar via direttamente. Montervino deve stare attento. Attenzione, attenzione a Caraiolo, dobbiamo stare attenti a Caraiolo che difende questo pallone. C'è adesso l'avanzata da parte di Caparella, uno contro uno con Bondi, vuole il fondo, Caparella grossa in mezzo verso Caraiolo che non trova il pallone. Arriva Pia. Ma deve portarlo largo. Bondi che peraltro zoppica vistosamente, quindi forse sarà sostituito al più presto da Zecchini. Pozzi. Sta muovendo meglio Caparella. Sì, e adesso chiama il passaggio, viene fermato e attenzione perché c'è un cartellino sicuramente in arrivo per Angeli. Rosso. Ed è rosso. Possiamo rivedere chiaramente, eccolo qua, ma non si vede. Caparella ha fatto un bellissimo scambio, guardate qua. Ho detto che è molto più vivace. Non sappiamo se è l'ultimo uomo perché non vediamo di questa sì, parte. Soprattutto, attenzione al calcio all'angolo. Al centro dell'area di rigore c'è movimento da parte di Calaiò, colpo di testa di Pia. Che ha anticipato tutti sul primo palo. La sua deviazione terminata. Ecco qua, colpo di testa. Pallone intanto recuperato bene da Pia, rimane comunque in possesso di palla il Napoli. Mora ha servito ancora Scarlato, quindi Mora, attenzione al sinistro, cross sul secondo palo a cercare Sosa, sponda di Sosa verso Pia, arriva Mancini. Nuovo film da lui prodotto e riceveva via SMS i messaggi con i gol del Parma contro l'Avellino. Attenzione a Chianese, occasione, Gianello dice di no. Sì, si tratta di Gnoffo, fermo a terra. Adesso Montervino, grande occasione, l'abbiamo rivista, è stato bravo Gianello, poi c'è Scarlato, Piassosa, un po' tutti, la battuta in mezzo, vuoto qui Mancini, Consonni controlla il pallone, rimane in possesso di palla il Napoli, prova a insistere, Mora che cerca il cross, pallone che viene deviato, ancora bordocampo Alessia velocemente. È uscito Caparella per una botta al nervo peroneo. Per, attenzione a Consonni, cross con il destro, palla in mezzo, pericolo, poi ancora lì, riescono in qualche modo a cavarsela, Scarlato e Gnoffo che sono saliti, c'è anche Abate, c'è anche Consonni, un po' tutti. La battuta da parte di Fontana, pallone deviato, ancora Fontana col sinistro, va a servire Montervino, prova Montervino, un destro, da zona di Fontana, 46 e 50, Fontana con il sinistro morbido in mezzo, va a cercare Sosa, vuole la profondità, Sosa sponda verso Consonni, 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 1-0 Napoli, ma tutto merito di Sosa. Risultato preziosissimo quello del Napoli, la sponda di Sosa, che sinistro Giuseppe. Ma è un gol questo qua. I gol sono tutti uguali, sia anche dalle promozioni.